Le prospettive per la nazionale italiana, per la tradizione che ha l'Italia nella pallavolo, sono sempre solamente quelle di vincere. È chiaro che se guardo il lato tecnico, qualificarsi alla prima occasione ci permette di programmare meglio poi tutto quello che è il periodo che ci avvicina all'europeo. Però voglio dire, io ho ereditato un gruppo che è vicecampione d'Europa, di conseguenza le aspettative sono altissime. Il mio addirittura è campione del mondo, quindi ancora più complicato. Poi ogni torneo presenta delle difficoltà diverse, noi ci siamo visti pochi giorni fa, il gruppo in parte è cambiato, dobbiamo essere bravi a trovarci subito. Credo che poi alla fine sarà una partita quella decisiva, che sarà l'ultima, e forse anche per Michele la stessa cosa. Noi con la Germania dobbiamo giocarci il primo posto. Presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo il doppio torneo di qualificazione per gli europei giovanili di pallavolo, che si disputerà a Napoli dal 31 marzo al 3 aprile. Ritorna una pallavolo di alto livello, anche se giovanile, e noi stiamo cercando di realizzare un progetto di Napoli, città nell'orizzonte della pallavolo internazionale, tra mille difficoltà, mille problemi, ma comunque noi ci siamo. Abbiamo iniziato a settembre con la nazionale seniores femminile a portare qui a Ponticelli una doppia amichevole con il Belgio, con la Germania, e continuiamo con questo appuntamento di pallavolo giovanile di alto livello. Altro grande e importante evento per la città di Napoli, ancora protagonista la pallavolo, che è uno degli sport sui quali noi abbiamo puntato maggiormente. Apriamo le porte di nuovo del Pala Vesuvio e del Pala Dennerland di Barra. In periferia la pallavolo veramente può rappresentare una svolta anche per la città. La pallavolo ci è stata vicino, tutto il movimento in questi mesi hanno dato grande mano e soprattutto hanno dimostrato, già con l'esperienza d'Italia-Germania del settembre scorso, di essere una delle federazioni più attive in città e che meglio si presentano e meglio si prestano a collaborare col comune. Gli incontri si svolgeranno al Pala Vesuvio di Ponticelli e al Pala Dennerland di Barra.